Buongiorno, benvenuti o bentornate in questo nuovo vlog. Oggi vorrei gridare, sono in ferie, ma in realtà direi una cavolata perché non sono in ferie. Ho 4 giorni liberi, ieri che era Ferragosto, oggi che è il 16, quindi facciamo conte. Quindi no, non sono in ferie, però vi ammetto che un po' mi ci sento. Stamattina colazione, oggi non so che farmene, nel senso non ho appuntamenti, però ho alcune commissioni da fare. Per assolutamente mi serve un portafoglio. In queste mie ferie, tra quelle di adesso e quelle della prossima settimana, devo comprarmi un portafoglio e devo andare a fare la spesa. Quindi queste sono le priorità che devo attuare. In tutto questo vorrei andare anche un pochino al mare. Devo un attimo vedere i programmi di oggi. Mattina me la prendo un attimo con calma. Devo sistemare la mia camera, trovare la mia makeup collection, sistemare le mie cose. Mio, sembra che c'è scoppiata una bomba solo perché ieri sono andata al mare e ho fatto un macello. Quindi sicuramente stamattina mi dedico un attimo le pulizie. Vediamo un po' oggi pomeriggio cosa riusciamo a fare. Il tempo è nuvoloso e non promette grandi cose, quindi ho pensato che sia il giorno giusto per andare a fare un bel giro a Castel Romano. Quindi mi inizio a preparare, faccio una breve skincare. Da veramente una vita che non vado a Castel Romano. Ovviamente ho bisogno di comprare un portafoglio, come vi ho anticipato prima. Mi piace, e se la trovo anche qualche borsa. Come outfit voglio puntare su una cosa semplice, quindi voglio mettere questa tutina, cosa che ultimamente non faccio mai, iniziamole di nuovo a sfruttare. E ci voglio abbinare questa borsa qui, riprende il rosa dei fiorellini. Sto andando a San Romano, caldissimo, però fortunatamente ci sono un po' di nuvole. Stamattina se voleva venire ma è impegnata, e è fantastica questa cosa che tutte le mie amiche sono impegnate con le frequentazioni che si stanno frequentando. Io sono sempre qui, sola e singola. So che non c'è nulla da ridere, ma questa è la mia vita. Mi guardo intorno, penso anch'io che abbia qualcosa di sbagliato. A volte mi prende anche male, però altre cerco di non pensarci, tipo oggi cerco di non pensarci. Primo acquisto fatto. Ho fatto shopping, ho comprato il portafoglio. In realtà mi sono innamorata di 898 borse, però devo un attimo tenermi. Alla fine ero andata che avevo visto questo portafoglio, mi sa da Linda che ce l'ha, non uguale, simile. Ero andata con quell'idea, l'ho visto, me ne sono innamorata, ho detto non voglio vedere più nient'altro perché io mi conosco, sono così. Quando vedo una cosa che mi piace, ne puoi far vedere altre 8000 belle, io punto su quella. C'è il portafoglio, la missione di oggi è compiuta. C'ho un mezzo giro e poi cerco di capire perché forse mi devo vedere con Paola, in quanto ho avuto una brutta giornata, ha bisogno di un'amica, almeno gli risollevo un pochino il morale. Sono le 6, mi sono fatta una dormita super profonda, ragazze. Sono stata con la mia amica fino a l'1. A me stava venendo fame, non potevo mangiarmi niente in quanto, sapete, sto a dieta. La sto cercando di seguire nei miglior modi possibili, soprattutto questo mese perché ho tanti eventi, compleanni, eccetera. Mi stavo letteralmente sentendo male perché non avevo fatto neanche merenda. Una giornata ho pranzato, poi mi sono stesa sul letto e sono morta lì facendo il mio nellino pomeriggio. Adesso sto sistemando un po' di cosine, dato che stasera esco, ma voglio sistemare anche il mio nuovo portafoglio. Vi faccio vedere quello che ho scelto. Sono contenta che finalmente ho di nuovo un portafoglio, perché da più di un mese che non ce l'ho, in quanto il mio vecchio l'ho venduto su Vinted. Questo è quello che ho comprato, bellissimo. E ero innamorata anche di, vabbè, borse di Michael Kors è scontato, di una borsa di Guess. Sono stata indecisa fino all'ultimo, 5 minuti prima che io tornassi in macchina. Come vi dissi in qualche video fa, ho adottato la tecnica che adesso compro una cosa solo se riesco a rivendere su Vinted quella che non voglio utilizzare più. In questo caso era il portafoglio, volevo cambiarlo. Il mio era sempre di Michael Kors, però l'avevo preso nel 2020, quindi 4 anni fa, ed era anche un po' rovinato. Sono riuscita a venderlo, oggi uno nuovo, ma sono stata un mese senza portafoglio e vi giuro. A parte adesso devo trovare tutte le mie cose dove l'ho messe, sono impazzita questo mese, veramente. Quindi lo vado a riempire. Eccomi qui, scusate se non vi ho più ripreso, ma in realtà volevo interrompere il video, ho detto vabbè, questo video non lo metto, lo tolgo, non lo vedranno, perché non sono stata molto attiva oggi, ma soprattutto sono stata un po' anche presa male. Mi sono sentita un po' sola.
ho sofferto un po' la solitudine, non perché io non abbia persone accanto, ma perché, come vi accennavo stamattina, mi sono un attimo guardata intorno e quando vedo le mie amiche che hanno un sacco di storie da raccontare, un sacco di frequentazioni, frequentano assiduamente con dei ragazzi, io sono felicissima per loro, però poi mi guardo un attimo io, no? Me medesima, me stessa, mi sento un po' sola sotto questo aspetto. Fondamentalmente io in questi anni non sono uno mai riuscita a costruire niente per quanto riguarda il campo sentimentale, ma anche qui non mi allungo troppo, però c'è da dire tante cose, ma soprattutto non ho mai avuto una frequentazione stabile, nel senso io le mie frequentazioni che ho avuto sono sempre state veramente di 2-3 uscite, non ho mai avuto qualcuno con cui ho passato tanto tempo e quindi questa cosa ogni tanto ci rifletto, ci penso e dico cacchio, vorrei anche una frequentazione, un qualcuno che dici mi piace. E oggi ho dormito, mi sono preparata, ma adesso mi sto preparando che sto uscendo con le mie amiche, o meglio, con delle mie amiche, non le mie amiche solite tipo Linda e Martina che non ci sono, Paola neanche, cioè proprio vista stamattina Paola. Vi faccio vedere come mi sono vestita, i capelli li lascerò così, anzi penso che metterò due mollettine e non riesco a passare né piastro né niente ragazzi perché fa caldissimo, io non so, cioè io vi invidio, ragazze vi invidio, riesce a mantenere i capelli ordinati durante l'estate, io non riesco, non so fare acconciature, non riesco a trovare un qualcosa che mi stia bene, quindi vado sempre con questi capelli da pazza. Allora vi faccio vedere un attimo come mi sono vestita, ho messo questa magliettina con questo paio di jeans, prendo la borsa e usciamo, non so se abbinarci una borsa nera oppure bianca per riprendere scarpe. Buongiorno, domenica, ieri anche è stata una giornata tremenda, ero veramente triste, non volevo proprio prendere la telecamera, oggi va un pochino meglio e quindi ho detto perché non continuare a vloggare, almeno chiacchieriamo un pochino, vi racconterò un po' di cose, anche perché la scorsa volta su Instagram vi ho fatto un box delle domande dove vi ho chiesto di che cosa vi piacerebbe che parlassi magari un po' di più nei video, ma se c'era qualche argomento che vi incuriosiva, qualcosa che volevate sapere, oggi vlog di chiacchiere. Sono le 11.03, che mi sveglio alle 11, eccomi, guardate chi sono diventata. Vedete quanto mi piace svegliarmi la mattina presto, però anche ieri sera ho fatto tardi perché erano le 2:30, ma adesso vado a fare colazione e vi racconterò. Venerdì sera quando stavo registrando il vlog siamo uscite, eravamo una mia amica che poi sono uscita con due ragazze e un po' di mesi che le vedo quando facciamo delle feste, usciamo tutti insieme, ho legato, nel senso sì ci scambiavamo quattro chiacchiere ma nulla di più, ed è stata una bellissima scoperta perché quando siamo uscite venerdì sera che eravamo praticamente noi quattro, quindi ho avuto modo di parlarci di più, di interagire di più, di stare proprio io e loro, mi sono veramente trovata un sacco bene, ho scoperto delle belle persone, infatti ci siamo divertite tantissimo, poi ero depressa e c'era una ragazza che si era messa in testa che quella sera doveva farmi conoscere un ragazzo che andava appresso a lei, però per lei è troppo piccolo perché è 6 anni in meno di lei, però va bene per me e quindi l'ha fatto venire lì al bar, raga. Anzi, lui è stato veramente troppo carino perché ha offerto il cocktail per tutte. Poi io, vabbè, non avevo preso niente per la dieta. Mi guarda e mi dice, vabbè, ma prenditi almeno un po' d'acqua. Ieri, di nuovo down. Stavo veramente giù. Sono andata un po' al mare con la mia amica Paola. Ma ieri sera mi sono vista inizialmente con Martina e altre due sue amiche che abbiamo preso la pizza e l'abbiamo mangiata al mare. Dopo un po' io le ho lasciate sole perché in realtà veramente mi stavo deprimendo lì al mare. Mi stava calando una depressione tremenda, ero super triste, penso che da un momento all'altro mi sarei messa a piangere, quindi me ne sono andata e sono scesa in piazza al mio paese, erano tutti gli altri miei amici, compreso Linda, sono stata con loro, siamo stati là fino alle 2:30 e mi sono divertita un sacco, ho svagato con la testa un pochino, infatti ieri sera mi sono sentita subito meglio, sono tornata a casa praticamente un'altra persona, mi ero ripresa tanto, questo per farvi capire quanto in realtà anche se a volte non ci va di uscire, una serata con gli amici può farci solo bene. Oggi in realtà ho un pranzo con tutti quelli di ieri sera, siamo 14 persone da quello che ho letto adesso sul gruppo, solo che
perché io purtroppo sto a dieta. Sto cercando di seguire, anzi questa settimana ho fatto un disastro, nel miglior modo possibile e non posso permettermi di sgarare. Avevo inizialmente pensato di portarmi il pranzo da casa, però poi ho visto un po' la situazione, mi va di presentarmi io con l'insalatina, non è una bella cosa, cioè secondo me non è neanche educato presentarsi a casa della gente e portarti il pranzo da casa. Ne approfitterò per stare un po' a casa, che devo fare delle cose, perché in questi 4 giorni sì, sono stata a casa, ma sono stata talmente triste che o dormivo tutto il giorno o stavo tutto il giorno sul letto senza fare nulla. Oggi voglio toccare un argomento che mi è stato richiesto più volte e che riguarda gli amici, perché la scorsa volta mi avete fatto questa domanda, ma è una domanda che mi fate spesso, nel box delle domande che ho fatto sul mio Instagram, dove vi chiedevo qual era l'argomento che magari avevate che affrontavo, se c'era qualcosa che vi incuriosiva. Sono due argomenti che in realtà sono legati tra di loro. Una ragazza mi chiede: come hai fatto a superare il sentirti sola? Adoro i tuoi video, mi dai tanta compagnia, grazie. L'altra: le tue amicizie come sono arrivate in così poco tempo? Vede che io sono stata anni sola. In questi anni sì, sono stata sola, ma ci ho provato continuamente e costantemente a costruire dei rapporti dove non sono riuscita. Un po' perché a volte non riuscivo perché magari non ero io pronta, altre volte non riuscivo perché le persone non erano pronte per legare con me. Mi accontentavo di queste amicizie frivole, le amicizie dove stavo male, sapevo che non potevo chiamare loro, le amicizie dove non avevano i miei stessi interessi. Perché secondo me trovare le persone giuste, le persone amiche con cui ha qualcosa da parlare, con cui ci si sente profondi, con cui hanno gli stessi interessi, è difficilissimo. Io ne sono l'esempio, perché adesso ho la vita che voglio, adesso ho le amicizie che voglio, adesso ho quello che ho sempre desiderato in questi anni. Vi posso garantire che per anni io non ho avuto niente di tutto questo. Come ho fatto a gestire la solitudine? Una cosa che forse è difficile spiegare a parole, perché ovvio c'erano dei giorni che mi buttavo tanto giù, giorni in cui magari anch'io volevo uscire il sabato sera, volevo andare in vacanza con le amiche. Però quando non ce l'hai, sei abituato a non averlo, perché io non ce l'ho mai avuti gli amici, ti adatti, ci pensi, a volte ci stai anche male, però ti adatti, inizi a dire ok, non posso farlo con gli amici perché non ho amici, lo faccio da sola. È quello che io ho fatto in questi anni. La tua vita è quella, sai che è quella, ovvio che fai in modo, almeno io facevo in modo, di per creare nuove amicizie. Mi sono sempre messa in gioco, anche se sapevo che non erano persone adatte a me, ci uscivo. Come ho fatto ad avere degli amici così poco tempo? Questo mi dovete perdonare, ma io do molto al destino, alle coincidenze. Nella mia vita è arrivata Linda. Io dico sempre che Linda è stata la persona che il destino ha voluto mandarmi in quel momento, perché avevo bisogno in quel momento di questa persona. Se mi fosse arrivata prima, sicuramente non avrei preso il bello di tutto ciò che sto vivendo adesso, ma è arrivata nel momento giusto, nel momento in cui non sapevo cosa farmene della mia vita, ma soprattutto nel momento in cui io sapevo come costruire i rapporti. Perché in questi anni, io sono 4 anni che vado dalla psicologa, ho fatto un percorso terapeutico bello importante, ho imparato anche a costruire rapporti. Non andare dalla psicologa mi ha aiutato anche a relazionarmi con gli altri in maniera corretta. Non vi pensate che svegliate una mattina, conoscete una persona e ci siete amica. I rapporti vanno costruiti e coltivati ogni giorno, è un lavoro costante, è un lavoro continuo. Costruire un rapporto è una cosa che si fa da entrambi i lati, deve esserci anche la volontà dall'altra parte, è una cosa che vi giuro si fa giorno per giorno, pezzo per pezzo, dalle piccole cose. È una cosa che ci vuole tempo, fatica, a volte anche un pizzico di coraggio. È difficile, anche adesso me ne rendo conto, quando io voglio approfondire il rapporto con una persona, a volte ci penso perché dico ci vuole tanta energia. Linda veramente è stata una coincidenza, non so neanche io come definirlo, perché era assurdo quanto io mi trovassi bene fin da subito con lei. Cioè noi la prima volta che siamo uscite da sole, io gli ho raccontato cose mie che non racconto a nessuno, non ho mai raccontato neanche a
persone che anche adesso è da mesi che ci sono amica, è stata un po' come se la conoscessi da tempo. Poi da lei sono nati tutti gli altri, perché da lei ho conosciuto altre persone, da queste altre persone ne ho conosciute altre, da queste altre altre ancora. Ovvio che non ho stretto rapporti con tutti, perché le persone che ho conosciuto in questo anno sono talmente tante. Nel frattempo mi si è scaricata la macchinetta. Io penso che io avere tanti amici in così poco tempo sia dettato dal fatto, in primis da me e dal lavoro duro che ho fatto in questo anno. Le persone che mi sono arrivate sono state delle coincidenze nel momento in cui ne avevo bisogno e anche nel momento in cui ero pronta ad accogliere lì. Nel momento ero pronta e aperta a nuove amicizie e in quel momento sapevo bene come relazionarmi con gli altri. Linda mi fosse capitata qualche mese prima, qualche anno prima, sicuramente non avrei costruito tutto questo. Buonasera. Sono stata tutto il giorno a letto, non c'è domenica più domenica di questa perché c'è brutto tempo, quindi mi ricorda l'inverno, stagione che odio. Anche il fatto che sono stata tutto il giorno a letto non aiuta la mia condizione, non vedo che sia domani, ma lavoro veramente, mi sembra strano dire, ma è così. Preparo la cena stasera, perché tra l'altro sono stata anche sia a pranzo che a cena da sola, ma a pranzo tipo alle 3. Mattina mi ero svegliata tardi. Questa è la mia cenetta di oggi e con questo piatto io vi saluto. Spero che questo video vlog vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto cliccate mi piace, condividete con i vostri amici. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto con un commento se vi è piaciuto. Noi ci vediamo martedì alle ore 13 per un nuovo vlog. Ciao ragazzi.